a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Questa è la seconda parte per quanto riguarda i miei regali di compleanno. Come vi ho detto nell'altro video, quindi nel primo dove vi ho fatto vedere il make-up che ho ricevuto, per quanto riguarda questo video, vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto con i soldini che ho ricevuto. Allora, per questo regalo, diciamo, ho ricevuto dei soldi. Non vi posso dire quanto, ovviamente. Ho ricevuto dei soldi da mia sorella Mirella, da mio fratello Salvatore e dai miei genitori. Ovviamente non li ho spesi tutti in questo, diciamo, video. Aspettate, non li ho spesi tutti per quanto riguarda questo video che vi sto facendo vedere, perché sono rimasti qualche cosa e quindi vi farò poi un video. Cioè li spenderò in futuro perché non li ho spesi tutti, in poche parole. Va, stringiamo e quello è fatto. Quindi questi sono alcuni dei soldi spesi, gli altri ancora li conservo e li spenderò in futuro. Non vi preoccupate perché li spenderò in futuro. Allora, vi faccio vedere una cosa che ho acquistato al mercato in una bancarella e poi tutto il resto l'ho acquistato da Katie Moda, che poi vi lascerò il link di Instagram, di Facebook, perché lei vende un sacco di cose molto molto carine e poi vi farò vedere. Allora, la cosa che ho acquistato in un'altra in una bancarella, sono entrata in fissa con queste cose, eh? Scusatemi, ma non posso farci niente, non so se vi farò il video perché alcune cose le voglio indossare, quindi essendo nelle festività sicuramente le indosserò prima. E sto parlando di questi maglioncini così, che diciamo non è un tessuto abbastanza pesante, però è molto particolare perché ha le maniche in questa maniera, vedete? Le maniche sono tutte traforate, nel senso tipo con il tulle, però hanno questa cosa di avere questi petali nelle maniche e mi piace tantissimo. Quindi il maglioncino è tutto semplice, mi arriva proprio alla cinta, e poi le maniche, cioè vedete qua che effetto carino, proprio le maniche hanno il polsino, ma poi è tutto velato con questi petali qui sulle spalle, che fanno intravedere anche i tatuaggi che io ho sulla spalla, e mi piace veramente molto, mi piace veramente tanto. Non vi so dire di questo il prezzo, ma questa è una taglia. Tutto quello che vi faccio vedere è tutta taglia unica e mi sta benissimo. E questo è il primo. Poi, mi dispiace se vedete un troppo nero, tra virgolette. Io di norma non uso cose nere, però spesso mi piace avere un total black e poi fare un trucco particolare oppure mettere gli accessori particolari. E vi faccio vedere questo che è un vestitino. A me sta da vestitino, di norma esce come vestitino, però io avevo paura che mi stesse soltanto come maglione. Invece, fortunatamente, col fatto anche che sono dimagrita un bel po', mi sta vestitino. Non è un vestitino che io metterei proprio senza niente sotto, però lo indosserò con dei pantaloncini o qualcosa leggermente o della stessa lunghezza o leggermente più lungo. E sto parlando, l'avete anche visto in un video, sto parlando di questo putiferio di pagliette. Allora, questo l'ho già provato, l'ho già indossato in un video, ma non avevo tolto il cartellino perché vi volevo far vedere il prezzo, che è costato 38 euro. Mi piace tantissimo. Allora, questo è un vestitino ed è molto molto lungo, a me arriva fino sopra il ginocchio, diciamo così, sopra il ginocchio, e mi piace tantissimo perché è semplice, cioè qui mettete soltanto una collana o una cosa che vi farò vedere dopo, e poi ha tutte queste maniche veramente. Con tutte le pagliette, ha il polsino in questa maniera e poi è tutto pieno 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 di pagliette, bellissimo, particolarissimo. E io ho anche acquistato questo che sarebbe un colletto, un collo. Di questo non vi so dire il prezzo perché non c'è scritto, ma comunque è questo, e potete metterlo anche così, perché vi fa l'effetto del collo,
E a me piace tanto perché ha questi colori proprio che si abbinano al vestitino. Lo potete indossare in qualsiasi modo e mi piace perché anche se sei total black hai qualcosa di particolare e glitterato. Poi, un'altra cosa sempre per quanto riguarda il nero, mi piaceva tantissimo e ho preso questo. A differenza degli altri, gli altri hanno... il primo che vi ho fatto vedere nero ha il colletto leggermente più alto, ma non è un lupetto, non è, sta aderente al collo. Non pensate che siano tipo dei lupetti o dolce vita alti. Questo invece ha il girocollo. Vedete qua, proprio come maglione normale, ha il girocollo ed è una lunghezza semplice e normale. E come sempre la particolarità è nelle maniche, che ha sempre il polsino sotto ed è una cosa che mi piace tantissimo e lo rende anche molto più elegante. E poi ha tutte queste maniche traforate, quindi diciamo velate, con tutti questi fiori, questi petali di fiori messi qua. Vedete, hanno le pagliette sono sul dorato, quindi potete mettere anche un accessorio dorato qui. Tipo nel collo oppure una collanina, e poi la maglietta già fa il suo, diciamo, il suo lavoro da sola e mi piace tantissimo. Se vi ho detto erano tutte taglie uniche, sì, l'ho detto, e questa è costata 23 euro. Poi andiamo alle ultime due, di queste ero molto molto indecisa perché ho preso un colore che di solito non acquisto perché ho un colore un po' mortino, perché è un beige, ma sinceramente l'avevo visto nella fotografia e mi è piaciuto tantissimo e quindi l'ho voluto prendere ed è stupenda, cioè lo dovete vedere indossata ed è una cosa sensazionale. Sto parlando di questo, visto così non dice niente, ma vi posso mettere anche la foto del modello che ho visto direttamente su Facebook e l'ho voluta prendere subito. Così vedete anche le maniche come sono ampie. E questo è un maglioncino semplice, sempre con il collo, come vi ho detto, leggermente alto, ma non è un lupetto, non è niente di simile. È molto molto aderente, sta aderente in vita, quindi fa la parte della sagoma e poi ha queste bellissime, stupende maniche, molto molto particolare, sempre con il polsino qui ed è sempre una manica a palloncino, ma molto più ampia ed è stupenda, veramente stupenda. Indossate, sono una meraviglia. E come vi ho detto poco fa, ero indecisa tra i colori perché questo non lo so come mi sta come colore. A me piace, però ero insicura. Però mettendo degli accessori particolari mi strapiace perché già l'ho provato. Ovviamente mi potete dire tutto, ma il bianco è un amore. E l'ho preso con il bianco, cioè una sposa, sembra una sposa. Mi strapiace tantissimo, anche questo ha il collo normale, diciamo leggermente più alto ed è aderente anche questo e poi ha le maniche, anche questo a palloncino con la parte del polsino, le ho provate, del polsino è fatta così e mi piace tantissimo, proprio vedete l'ampiezza delle maniche, cioè una cosa particolarissima, e queste le ho prese anche ognuna ovviamente 23 euro. Questi sono gli acquisti che ho fatto con alcuni dei soldi, ovviamente devo ancora spendere altro. Queste cose le trovate sia al mercato, perché l'ho viste al mercato tipo in una bancarella il primo maglioncino che vi ho fatto vedere, e sia nel negozio di Katie Moda. Se andate a mercati la trovate a Ragusa, a Militello, Palagonia e Mineo. Invece il negozio ce l'ha qui a Palagonia ed è un negozio bellissimo, molto molto grande, dove ci lavora anche una ragazza simpaticissima. E troverete tutte queste cose. Però io vi metto la pagina Instagram e quella di Facebook, così li vedrete proprio in primis e se chiedete le misure, tutto lei vi risponderà subito. Che dirvi? Io vi saluto.
Ditemi cosa ne pensate, se anche voi siete in fissa con questi maglioncini, con queste maniche a palloncino dove, diciamo, io sono veramente entrata in fissa, li adoro tantissimo. Ditemi cosa ne pensate, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!